anche la nostra logica abbastanza conseguenziale. Voi continuate a pensare che lo abbiano mentito? No, loro hanno sicuramente mentito, nel senso che abbiano mentito e accettato con due sentenze passate, cioè con due sentenze passate in giudicato, quindi il presupposto è che abbiano mentito. Ora il tema è un altro, ed è un tema squisitamente giuridico, se hanno mentito nella veste di testi o nella veste di soggetti che avrebbero potuto avere un'altra qualifica, quindi che non sarebbero stati tenuti a dire la verità. Questo, ma è una questione giuridica. Comunque, che questo farete soggetti... rimorso in appello? Vabbè, prima fateci leggere ovviamente la sentenza e poi decideremo che cosa fare. Ma non potrebbe essere che manchi invece il collegamento, secondo i giudici, tra le menzogne e il pagamento? Aspettiamola. Allora, un'altra volta, secondo me dobbiamo leggerlo e capire che cosa hanno ritenuto i giudici. Sono assolutamente certa che hanno fatto il loro lavoro per bene, che avranno studiato le carte tanto quanto noi. Sono arrivate conclusioni diverse, siccome non sono le mie, né quelle del collega, sarà molto interessante leggerlo.